Ciao ragazzi, eccoci su questo nuovo gameplay di Snake Lady. Come avrete capito, si tratta del grandissimo Uncharted Drake's Fortune, capolavoro della Naughty Dog uscito nel 2007. La Naughty Dog è anche la stessa serie di Uncharted, non hanno bisogno di presentazioni. Naughty Dog è il famoso studio che ha creato capolavori come Crash Bandicoot, Jak and Dexter. Comunque è uno dei miei team preferiti, che lo ritengo tuttora il migliore di quelli che sviluppano ancora adesso, voglio dire. Sono quelli che comunque secondo me riescono a mantenere un buon equilibrio tra grafica mozzafiato per essere su console comunque e giocabilità, narrativa. E personalmente a me la serie piace da impazzire, poi io comunque adoro i giochi d'avventura. Adoro i giochi d'avventura, mi piacciono i film d'avventura come Indiana Jones e mi piace comunque la ricerca del tesoro, del manufatto, insomma. Poi comunque la caratterizzazione dei personaggi creati da Naughty Dog è proprio, cioè, è incredibile. Perché comunque Nathan Drake non è Nathan Drake per voi, è Nate, è un amicone, è un personaggio caratterizzato proprio bene. Sono tutti personaggi vivi, nonostante siano inseriti comunque in un contesto fantasioso. Comunque secondo me è un grande gioco e finalmente me lo sono recuperato per PlayStation 4 e ve lo volevo riproporre. Ok, vi ho già annoiato abbastanza, adesso sapete cosa, attivo i sub perché non ho idea di come possa venire l'audio, visto che sto provando per la prima volta a registrare anche l'audio da Lavermedia. Partiamo subito, campagna, in normale, perché io il gioco l'ho già platinato al tempo per la PlayStation 3, non mi va di sfrangermi le palle anche stavolta. E poi hanno aggiunto anche brutale, no, mi dispiace, ci giochiamo in normale. Ah ragazzi, raccoglierò tutti i tesori, anche perché mi ricordo ancora praticamente a memoria dove sono, anche se comunque mi sono rinfrescato la memoria con una guida. Bene, partiamo. Mi trovo al largo della costa di Panama. Qui abbiamo recuperato quella che riteniamo essere la bara del leggendario esploratore Sir Francis Drake, sepolto in mare più di 400 anni fa. Sei sicuro di voler profanare i resti del tuo antenato in quel modo? Detta così è una cosa riprovevole. Inoltre, pensavo che non mi credessi. Beh, io ho svolto ricerche e a quanto pare Francis Drake non ebbe figli. Beh, la storia può sbagliare, sai? Per esempio, non si può profanare una bara vuota. Ma che diavolo! Furfante. Che cos'è? Forza, tiralo su. No, niente da fare. L'accordo era per una bara, punto. Un momento, se il mio show non avesse finanziato la spedizione... Ehi, la tua storia l'hai avuta, signora. Signor Drake, hai firmato un contratto. Ho il diritto di vedere ogni cosa. Possiamo parlarne dopo? Sally, guai in vista, sbrigati. Ok, che succede? Pirati. Pirati? Già, di tipo moderno. Non fanno prigionieri. Almeno non maschi. Aspetta, che intendi dire? Non dovremmo avvisare le autorità o altro? Sarebbe un'ottima idea, ma non abbiamo esattamente il permesso di stare qui. Cosa?
E se non vuoi finire in una galera panamense, meglio sistemare la cosa da soli. Cos'è peggiore? È ovvio che non sei mai stato in una galera panamense. Sai usare questa? Sì, è come una videocamera. Basta puntare e sparare, no? Bravissima. Ci siamo. Ok, cerchiamo di non finire in una prigione panamense e a sopravvivere. Credevo di averli seminati. Riprendiamoci subito la mano, È una lunga storia. Spara per uccidere! Prendetelo! Ok, è una mia fissa, ragazzi, fare il colpo da testa. Meno chiacchiere, più piombo. Esatto, meno chiacchiere, più piombo. Adesso comunque questa parte, ragazzi, è solo un tutorial. Partiamo subito al Cardio Palm. È in Uncharted, non ti dà tanto respiro, eh. Questi si buttano. Dovrebbe salire da qua. No. Cazzo, era già salito. Pensavo che saliva da là. Sistema di combattimento fa un po' schifo, sinceramente. Se siete abituati a quelli nuovi, cioè, fa schifo, non è che fa schifo. Comunque, è sempre un gioco di 10 anni fa, Spara per uccidere. Non sono mai riuscito a farlo fuori. Saltando. Ok, combo brutale. Cerchiamo di fare subito la serie di uccisioni. Dai, Sally, arrivo. Forza, Sally, dove sei? Non la pagherei. Dai, sono abbastanza in forma. Pensavo peggio. Oh, cazzo. Chi è? Ah, ecco, mi sembrava di aver sentito uno sparo. Oh, cacchio, cacchio. Questo non va bene. Per fortuna che lo sto giocando in normale, mi sa che mi avrebbe già segato. Cos'è quello? Ah, c'è Sally. Mi ricordavo che ci metteva di più ad arrivare. Dai, abbiamo finito il tutorial. Grazie a Dio. E vai. Sta per esplodere, saltiamo giù! Sì. Aspetta! Che stai facendo? Ok! Ok! Aspetta! Eccomi! Non ti si può lasciare solo nemmeno un minuto, Avevo tutto sotto controllo, fino a quando hanno fatto esplodere la barca. Tutto bene? Qualche anno di terapia mi aggiusterà. Oh, bene, ma questa è proprio la bella e talentuosa Elena Fischer. Adulazioni da uomo di spettacolo. Beh, io sono più un tipo da dietro le quinte, Victor Salta. Oh. Oh, per amor del cielo. Che ne dite di levarci di torno prima di attirare altra attenzione? Allora? Un regalino da parte di Sir Francis. E così hai trovato la barra. Aspetta, è quello che credo che sia. Il diario di Drake è andato perduto. Aveva simulato la propria morte, proprio come supponevo. Doveva essere incappato in qualcosa di grosso. Già bene, ma lasciamo che resti tra me. Grazie del prestito, Mr. Drake. Mi sono guadagnata un'occhiata a quel diario quando arriviamo. Ecco, guarda. Ai tempi in cui Drake navigava il Pacifico, riuscì a cogliere la flotta spagnola di sorpresa. Assalì le navi, rubò tutte le carte nautiche, le lettere, i giornali di bordo e registrò tutto in questo diario.
Dunque questo... Ma al suo ritorno in Inghilterra, la regina Elisabetta confiscò tutte le sue carte e i suoi giornali di bordo, compreso questo, e costrinse l'equipaggio al silenzio. Drake aveva scoperto qualcosa durante quel viaggio, Sully. Qualcosa di così segreto e prezioso che non si poteva rischiare di rivelare in giro. Bene, Nate, facciamo finta che non me ne importi niente di questa storia, perciò vai dritto al bersaglio. Ecco qui un uomo che non perde tempo. Chissà che è successo con le donne. Mai ricevuto lamentele. Va bene. Allora andrò subito al punto, solo perché sei tu. È il maledetto dorato. Qualcosa di molto grosso, appunto. Dice qualcos'altro? Ora ti interessa, eh? Sì. No, sfortunatamente no. L'ultima pagina è stata strappata. Ma ti dico una cosa, Sully. È questo. È davvero questo. Già. Abbiamo... solo un problemuccio. Sì, è quello che ho detto, è saltata in aria. Affondata. No, è per questo che siamo assicurati, no? Ah. Oh no, la videocamera no, è tutto a posto, non devi preoccuparti. No, è ancora come nuova. Sully, la ragazza non mollerà. Dovevi vederla. Ottimo, ora vai da lei e le dici: abbiamo appena trovato la misteriosa città dell'oro. Il suo produttore può trasmetterlo questa sera, smettila. Nate. Ti fidi di me? Più o meno. Bene, perché avremo alle calcagna tutte le canaglie da quattro soldi che vogliono questo tesoro se non ci liberiamo di lei subito. Sei un perfetto gentiluomo, Sully. Lo so, è uno schifo, ma sopravviverà. No, non mi importa se superiamo il budget. Voglio dire, ti rendi conto che potrebbe essere davvero la storia dell'anno? Ciao. No, non mi fido di loro, capisci? È per questo che dobbiamo darci una mossa. Tu mandami la truppa e ti prometto che... Che razza di bastardi! Ehi! Che scema, avrei dovuto immaginarlo. Povera Elena. Ok, alla ricerca di Eldorado. Iniziamo ufficialmente Calma, il ragazzo. Gioco. Non sono più un giovanotto. E dai, Sully, c'è ancora in forma. Non eri troppo vecchio per quella barista a Lima, eh? Beh, era diverso. Devo ammettere però che fu faticoso lo stesso. Resisti, vecchio mio. Siamo quasi arrivati. Sei. Ok, il primo tesoro dovrebbe essere qua nei paraggi. Io mai raccontato quando ho appioppato una statua fasulla del XVI secolo a Pablo Escobar. mossa rischiosa. Ma quando se ne accorto ero già... Eccolo. Trovato. Esatto. Infatti, primo trofeo. Ma mi stai ascoltando? Pendo dalle tue labbra. Dai, Sully, vieni. Non farò parti lunghissime, ragazzi, non voglio come al solito fare le parti da un'ora, anche perché è un gioco d'azione. Allora? Non capisco. Secondo questo siamo sul punto esatto. Magari non hai letto bene, fammi vedere. No, è questo il posto. Qui non c'è niente, Nate. Un altro dannato vicolo cieco. Calma, Sully, rilassati. Diamo un'occhiata in giro. C'è un'unica strada possibile, quindi non ci possiamo sbagliare. Ragazzi, è come trovare una suora in un bordello. Esatto. Ecco qua. È proprio così che me lo immaginavo. La cosa più bella di questa conversione per PlayStation 4, ragazzi, è la fluidità. Cosa pensi che sia? Inca? No, è ancora più vecchio. Direi di 2000 anni. È una delle cose che mi piace di Nathan Drake, ragazzi, che comunque è un uomo d'avventura, però è anche colto. Ancora nulla. Piano. Stai attento là sopra. Non cadere. Ok, il secondo tesoro è qua. Suolo qui sotto. Esatto.
Nell'uno sono abbastanza facili da trovare, nel 2 bisogna fare delle acrobazie un po' più complicate, però comunque sono tutti abbastanza intuitivi. Dobbiamo trovare un modo per attraversare. E scendi. Ci sarà anche un tesoro, ragazzi, che è una citazione a Jack and Dexter, che è l'uovo dei precursor. Bene. Ok, tiriamo giù questo. Bel lavoro, ragazzi. Spero di non ammazzarmi. No. E procediamo. Ah, i pipistrelli. Qua dovrebbe esserci un altro filmato. Che bel posticino accogliente, eh? Non esattamente quello che ti aspettavi, eh? Già. Dov'è tutto il maledetto oro? Questo posto è stato ripulito qualche secolo fa. E non sono stati pirati inglesi. Infatti non è stato Drake. Guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui. Ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta. Sono indebitato fino al collo. Ci contavo su questo tesoro. Troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? Sì, esatto. Beh, e poi qualche affare è andato storto. Ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni. E dalle mascalzone. Ah, sì? Senti chi parla. Che vorresti dire? Quella reporter. Ho visto come la guardavi. Elena, per favore. Ho smesso di pensarci nel momento in cui l'abbiamo mollata su quel pontile. Tutto è lecito in amore e in guerra. E che succede se non distingui l'uno dall'altra? Allora, mio caro, sei proprio nei guai. Ok. Aspetta che quegli spagnoli hanno lasciato qui un bel po' di robaccia. Aspettate un attimo, non mi ricordo più se c'è un tesoro qua. Credo di sì. Oddio, non mi ricordo più. Ah sì, è qua, ragazzi. Attento, Nate, è bello alto. Sì, infatti stiamo attenti a non cadere. Bell'anello d'oro decorato. E sono tre. Dobbiamo sparare a questa cassa. Dovrebbe funzionare. In questa prima parte, ragazzi, è un po' così, un po' lenta di introduzione. Dalla prossima parte si inizia a sparare. Dai, lascia fare a me. Ah sì, è vero, ce la solleva lui. Dai, Sally. Non ci fare durare la parte un'ora e mezza. Terrò aperta. Controlla se la puoi bloccare dall'altra parte. Perfetto, andiamo. Questo dovrebbe reggere. Sally, sbrigati! Col culo che ho io sarei rimasto schiacciato sicuramente. Mamma mia. Per un pelo. Speriamo che questo posto abbia una porta di servizio, eh? Sai, suona familiare. Credo ci sia qualcosa sul diario di Drake a riguardo. Ah, col touch si apre il diario. Sì, ecco qui. Pare che si tratti di una specie di lampada o braciere. Vedi se riesci ad accenderlo. Hai tanto brontolato per il sigaro, ma ora serve, eh? Infatti. La prima volta qua, ragazzi, sarà una cretinata, però non sono riuscito subito a capire come fare. Bastava sparare a questa lampada per far bruciare il legno.
Sì, lo so ragazzi, ogni tanto mi perdo in un bicchiere d'acqua. Forse questo lo potevo fare una trentina. Figurati se non c'è una pietra che cade quando passa Nathan. Ok, siamo arrivati. Dovrebbe esserci una cassa da far saltare in aria. Ah, qua. Bene. C'è un'unica strada possibile, quindi procediamo da questa parte. Ah, c'è un altro di quei candelieri giganti, di quei bracieri, non candelieri, scusate. Muoviamoci. Sto aspettando te, Sally. Tra l'altro Sally è uno dei miei personaggi preferiti, ragazzi. Vabbè che sono tutti belli, eh. Sono tutti caratterizzati magnificamente. Qua non dovrebbero esserci tesori. No, perché il prossimo deve essere di là. Ah, qua c'è il primo enigma. Ah, e ora? Che vogliamo fare? Aspetta, conosco questi simboli. Infatti. Allora, l'ordine di questi segnali è rilevante. Dobbiamo spingere i pulsanti nell'ordine. Allora, il primo è quello quadrato. Quella specie di simbolo quadrato. Che è laggiù. Questo è l'ultimo. Ecco, eccolo là. No, stavo per cadere. Comunque lo capiamo subito, ragazzi, se abbiamo sbagliato. Okay. Il secondo, se mi ricordo bene, era questo qua. Vediamo. Sì. Che vedete, abbastanza semplice. Ce n'era uno più avanti che mi ha messo in difficoltà, però non mi ricordo esattamente qual è. Sì, a parte c'è la parte finale che io la odio, ragazzi. Ok, e per esclusione l'ultimo è quell'altro dalla parte opposta del ponte. Ok, questo. Mentre facevo il filmato di prova ho sbagliato, proprio all'ultimo. Scendiamo, non facciamo come ho fatto in passato, sì, che mi sono buttato giù. Aspetta qui mentre vado a controllare. Esatto, vedete che c'è la scala. Okay, stai solo attento. La prima volta io mi ci sono buttato perché vedevo l'acqua, allora pensavo che sopravviveva. Dove metti i piedi. Dai. Qua di tesori non ce ne sono, no, perché è sotto, se mi ricordo bene. Ecco, adesso potete saltare. Porta da qualche parte. Non mi dire che ti ci butti dentro. Ho fatto già cose fatto, salve. Bene, andiamo su di qua. E il tesoro dovrebbe essere qui sopra. Dai. Qua dietro. È abbastanza fradicio. Esatto. Ok. Lama d'argento. Ok ragazzi, io direi che per la prima parte possiamo accontentarci. Non la facciamo troppo lunga, è stato il nostro rodaggio. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Vi do appuntamento con la seconda parte di Uncharted. Ciao a tutti ragazzi.